La ricetta di oggi mette insieme due ingredienti che hanno il sapore del mare e della montagna e ci faremo un primo piatto con delle linguine. Ma i veri protagonisti sono loro, i gamberi e i funghi porcini. Prepariamoli insieme. Tagliamo grossolanamente i funghi porcini e una parte dei gamberi. Condiamo con pepe e sale e un goccio d'olio. Continuiamo a tritare e mettiamo da parte. Tritiamo anche il prezzemolo. In padella l'olio, un po' dell'aglio tritato, la cipolla tritata e i funghi porcini. Aggiustiamo di sale, pepe e sfumiamo con il vino bianco. Un po' di prezzemolo tritato e spegniamo il fuoco. In un'altra padella versiamo una noce di burro, il resto dell'aglio tritato e aggiungiamo i gamberi interi già sgusciati. Pepiamo e saliamo. Sfumiamo con un po' di vino bianco. Aggiungiamo anche qui un po' di prezzemolo. Eccoli pronti. Ora li mettiamo da parte e ci serviranno per guarnire il piatto. L'acqua bolle, l'ho già salata e adesso caliamo le linguine. La pasta è al dente. La uniamo al sugo, un po' d'acqua di cottura, i gamberi tritati, il prezzemolo, il parmigiano. E amalgamiamo tutto insieme. E finalmente impiattiamo. È davvero buonissima. Fatela anche voi e mi fate sapere se vi piace. È un piacere cucinare con voi. Ciao, alla prossima video ricetta!